Delle vacanze sicuramente diverse ma anche originali sono quelle proposte dal WWF, vacanze in cui è possibile ammirare, conoscere da vicino delle specie animali che rischiano l'estinzione. Ne parliamo insieme a Isabella Pratesi, responsabile conservazione del WWF. Benvenuta. Prima di tutto ci interessa parlare della caretta caretta, che è una tartaruga marina in via di estinzione in tutto il Mediterraneo. Ecco, che è una delle regine del nostro mare Mediterraneo. Sì, noi la consideriamo proprio un simbolo della bellezza dei nostri mari e purtroppo anche di una biodiversità che sta sempre più scomparendo. La vediamo sguazzare nei nostri mari, ci sono delle immagini a supporto bellissime, lì tranquilla, che nuota, però ahimè c'è sempre il pericolo in agguato, perché è minacciata da chi? È molto minacciata purtroppo da chi, è facile dirlo, dall'uomo, da noi. E invece su che cosa la minaccia direttamente ci possiamo un po' più drammaticamente sbizzarrire, perché le tartarughe purtroppo sono vittime, rimangono intrappolate in molti strumenti da pesca, ovvero non sono loro il target, però rimangono allamate agli ami, rimangono catturate dalle reti a strascico, da tutti quegli strumenti destinati ad altri animali. Purtroppo c'è una enorme moria di tartarughe marine nel Mediterraneo. Abbiamo calcolato che ogni anno vengono catturate casualmente 130.000 tartarughe marine in tutto il Mediterraneo e di cui 40.000 muoiono. Muoiono purtroppo drammaticamente affogando, perché sono animali che hanno dei polmoni, hanno bisogno di respirare. Per questo noi ci vogliamo che la società civile, vogliamo che tutte le persone che amano il mare e che capiscono il valore di questi animali ci diano una mano concreta per aiutarli. Perché infatti a difesa, a salvaguardia della caretta caretta avete organizzato, e anche di altre specie animali, dal 14 al 19 giugno il WWF organizza la Turtle Week, la settimana dedicata alle tartarughe. Quali sono le iniziative che avete in programma? Allora, è una settimana di non stop di iniziative di ogni tipo, da seminari, attività con i bambini, presentazione del lavoro che facciamo nei centri di recupero per le tartarughe marine, perché noi ci occupiamo anche di recuperarle, tutti gli animali in difficoltà, e di riportarle in mare. Quindi una serie di attività dedicate a tutti per celebrare sia il valore della tartaruga marina, ma soprattutto per cercare di far capire alla gente quanto ognuno può fare qualcosa, o aiutando il WWF direttamente o facendo parte della schiera di volontari che ci dà una mano, e sono persone meravigliose che dedicano il loro tempo ad aiutare animali che sono per me bellissimi, per qualcun altro forse meno belli, ma sono animali che hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo partire dal Mediterraneo per immaginare una relazione diversa con i nostri mari, con le nostre acque. Pensiamo che il Mediterraneo ancora oggi è veramente stravolto da una pesca. Più dell'80% delle specie che peschiamo le peschiamo ad un ritmo, ad un'intensità per cui non riescono a rigenerarsi, quindi rischiamo alla fine di trovarci con un pugno di mosche anche rispetto a quello che noi mangiamo e preleviamo dal Mediterraneo. Ma a proposito dei mari, anche della situazione della salute dei nostri mari, mi hanno detto che l'8 di giugno in località Alberoni a Venezia avete liberato alcuni esemplari di queste tartarughe, ma quindi mi fa ben sperare che insomma il mare in quella zona non sia così inquinato. Abbiamo liberato degli esemplari che avevamo accudito e che erano pronti per tornare a mare. Effettivamente l'Alto Adriatico è uno dei mari più ricchi di biodiversità di tutto il Mediterraneo. Abbiamo cetacei, abbiamo squali, abbiamo coralli, ma è molto minacciato, è molto come il resto dei nostri mari, è minacciato da petrolio, sversamenti di petrolio. Noi illegalmente ogni anno buttiamo in mare 600.000 tonnellate di greggio, illegalmente. E ogni anno arrivano in mare, nelle acque marine, 500 tonnellate di plastica. Quindi rendiamo veramente invivibile il loro habitat. Assolutamente sì, eppure mari così belli come quello, appunto, come l'Alto Adriatico, famosi per la loro ricchezza naturalistica, rischiano di impoverirsi sempre di più. Ma si possono adottare le tartarughe? Certo, si possono adottare, ed è una cosa che il WWF promuove attraverso il proprio sito, quindi collegandosi a www.wwf.it c'è una serie di opzioni per entrare in contatto con
questi animali, adottandole uno riceve un certificato di adozione, riceve un peluche oppure un salvaschermo che ci ricorda tutti i giorni dal nostro lavoro l'importanza delle tartarughe marine e di altri animali in via di estinzione in tutto il pianeta. Benissimo, quindi se volete adottare una tartaruga cliccate sul sito e vi scegliete la vostra protetta. Grazie Isabella, grazie a tutti voi.